Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Ti auguro un nuovo giorno molto felice. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è giovedì 26 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Più romantici e propositivi al chiaro di luna. Oggi la luna vi solletica con un sestile, offrendovi un buon motivo per essere ottimisti e pieni di curiosità. Ugualmente frizzante Giove nel vostro segno, sarà lui a parlarvi di amicizie e bei viaggi, nonostante Saturno che lo accompagna, tenti invano di infilargli le briglie. Ma il meglio ve lo regala Venere in segno d'aria in trigono al vostro, il gusto del lontano e dell'insolito contempla anche i piaceri dell'eros e dell'amore. Se siete in giro per città d'arte e musei oppure vi state godendo la natura, più dolce a fine estate, allungate la strada e fate un salto da qualcuno che non vedete da un po'. Letture ispiratrici e progetti interessanti, avveniristici e balzani come voi, gli altri riconoscono la vostra genialità, perciò vi danno carta bianca. Tranquilla la coppia, più pepate le amicizie, già instradate per diventare amore. E la prudenza in persona, una donna guardinga, che sospetta di tutti, che non si fida. Una donna che ha nel suo passato tanta sofferenza e che potrebbe procurarvi dei problemi. Ama comandare in amore, scarica sul partner i suoi problemi. Potrebbe essere anche la vostra rivale in amore o una donna che vi insidia per possessività o gelosia. Una donna molto gelosa. È tempo di cogliere ciò che avete seminato, qualche buon risultato lo avrete ma rimpiangerete di essere stati troppo pigri. L'amore gira ma per alcuni non come dovrebbe, in particolare per quelli nati a fine segno che risentiranno molto delle influenze astrali proprio in questo periodo. Oggi è decisamente un buon giorno soprattutto per i nati di lunedì e sabato, potendo leggete un buon libro oppure concedetevi del tempo per voi. Mettete in conto ogni situazione che potrebbe imbarazzarvi, oggi potreste ricevere qualche piccola offesa o qualche torto. State trascurando troppo la salute, dovreste avere più cura del vostro stato di salute e procedere a controlli periodici. Avete una vita poco regolare e alcuni di voi sono afflitti da stress. È tempo di rivalutare un'amicizia che altrimenti sarebbe destinata a finire, provate a spiegarvi e accettate con umiltà le critiche che vi saranno rivolte. Giorno ideale per riconsiderare la propria situazione economica e studiare come migliorarla. Confidate pure le vostre difficoltà ma solo con persone di cui avete piena fiducia. Tra le vostre amicizie è giunto il momento di fare una discreta pulizia discernendo da quelle sincere da quelle interessate, non abbiate paura di avere coraggio, i benefici li vedrete poi. Avete a disposizione una buona dose di fascino da usare come volete e per gli scopi che ritenete più opportuni. In amore sarete irresistibili e il vostro calore umano sarà corrisposto. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Dall'esterno poi vi verranno dati degli input che vi serviranno a comprendere le persone che avete vicino e considerarne la lealtà. Profilo astrologico di questo nuovo giorno per voi estremamente positivo. La Luna è in Ariete, segno vostro amico nello schema zodiacale, mentre Giove e Saturno abitano stabilmente nel vostro segno. Questi pianeti vi portano benessere, ottimismo, fortuna. I rapporti con l'ambiente familiare si rivelano eccellenti, specie quelli tra genitori e figli. Qualche attenzione e cautela, nelle confidenze fatte e ricevute, si deve invece prestare nel rapporto tra sorelle e fratelli, tra zia e cugini. Urano, in angolo negativo dal segno del Toro, può darvi qualche incomprensione con questi componenti del vostro habitat familiare. Avete voglia di libertà. Sta per arrivare una rivoluzione. Da capire ancora in che ambito. Presto una risposta importante. Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne. Recuperate il tempo perduto. L'apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua. Lascerete andare parecchie delle vostre abitudini e non sarete affatto tristi per questa nuova prova, che vi porterà ad una quotidianità molto più organizzata. Dovete essere contenti del livello raggiunto. Probabilmente non troverete abbastanza sostenitori al momento, ma questo non vuol dire che non ne troverete in futuro.
dovete soltanto avere pazienza ed essere più aperti verso le novità. Giornata impossibile da quando aprite gli occhi e il trend non cambia fin quando non ve ne tornate a dormire. Contro di voi è il vostro inquilino Plutone, non solo Venere allo zenith, ma anche la Luna di Fuoco che le si oppone, tenendo anche voi sotto scacco con una bieca quadratura. Ecco perché oggi siete intrattabili, ambiziosi, inconcludenti e isterici soprattutto in famiglia. Amore ed Eros, solo un sogno e per ora è meglio che rimanga così. Innamorarvi di Luca Argentero o Laura Chiatti non vi complica la vita, come invece farebbe un comune mortale. Non che sia colpa sua, siete voi il dragone infiammabile, che sprizza scintille dagli occhi, sputa lingue di fuoco e battute feroci. Fulmini da paura anche in famiglia, se i suoceri osano invadere i vostri spazi, li apostrofate con veemenza e se il partner vi trova maleducati non potete dargli torto. Figli ribelli da tenere sott'occhio, le loro frequentazioni non vi convincono fino in fondo, soprattutto se sbocciano online. L'eccessiva sensibilità non sarà la cosa migliore in questa fase in cui, più che di sensibilità, avrete bisogno di essere più sicuri di voi stessi. Mostratevi anche un po' determinati del vostro solito. Non smette di favorirvi lo zodiaco da un punto di vista sentimentale, emotivo, erotico. In serata la Luna, signora di tutte le emozioni, vi guarda benevola permettendovi di trovare un modo intelligente e divertente per dichiararvi con chi adesso vi sta facendo battere il cuore. Se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di febbraio, potrete contare su escamotage di grande effetto e su possibilità di comunicazioni di prim'ordine. Lavoro e denaro, sul lavoro potete contare su risorse e idee chiare. È la famiglia con le sue continue intrusioni che non vi consente di gestirvi come meglio credete. Imprevisti vi costringono a correre a casa interrompendo a metà una gita o una gara sportiva, battibecchi vi fanno perdere il filo e la concentrazione. Non consentite intrusioni se non per motivi davvero seri. Le stelle segnalano una giornata molto favorevole per le vostre finanze. Avrete di che essere soddisfatti. I risultati saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto. Concludete la giornata in ufficio portando a casa risultati discreti. La ripresa dell'attività non è stata facile, ma per voi ogni cambiamento di scenario, sia anche quello del ritorno al lavoro, è un'occasione per rinnovare e riprendere in mano la vostra vita. Benessere, l'energia non è al top e per ricaricarvi vi occorre una lunga dormita. Il problema è trovare il tempo. Oberati di impegni in azienda come siete tesi come corde di violino, quando vi casca la palpebra non potete andarvene a letto e quando finalmente vi ci infilate, il sonno è passato, contate inutilmente le pecorelle, gli agnellini, i montoni fino all'alba. Per affrontare tante cose diverse durante la stessa giornata occorre calma. Allora prendete una tazza da tè con un infuso di erbe rilassanti, saranno più efficaci se assunte con lo spirito giusto. Per lei, siete talmente innamorate che non potete fare a meno di urlarlo ai quattro venti e magari lo scrivete anche sul muro col gessetto, buffa mania di protagonismo, ma quando si cade in preda alla follia amorosa ci si passa tutti quanti. Per lui, discussione tra parenti, sapevate da tempo di avere ragione, ma vedersela riconosciuta è tutto un'altra cosa. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.